Cos'altro si può dire di un case PC che non sia già stato detto? Oggi vediamo assieme come Fantex con questo NV7 prova a farlo. Dunque, come avete visto, il case è effettivamente molto ingombrante. È un full tower con un doppio vano, quindi una parte per l'hardware principale, scheda madre, scheda video e i vari dissipatori, e invece una parte dietro per l'alimentatore e tutti gli altri cavi. Devo dire che a vederlo così sembra, e lo è effettivamente, molto ingombrante, ma con questa base molto stretta effettivamente lo sembra un pochino meno. La prima cosa che salta all'occhio è l'assenza di una sbarra verticale qua che divide i due vetri, dando continuità alla parte trasparente del case e ovviamente aumentandone la bellezza. Al di là dell'aspetto estetico, comunque montare questo case proprio per tutto lo spazio che abbiamo a disposizione è stato veramente facile e piacevole. Seconda particolarità, che in effetti non avevo mai visto su un case di questo genere, è questa base rialzata, quindi ha un'inclinazione di qualche grado superiore rispetto ai case normali, il che permette un'entrata migliore dell'aria e quindi un airflow e delle temperature migliori per tutto il PC. Oltretutto, questa inclinazione si riflette anche sulle ventole o sul radiatore, che possiamo andare a posizionare qua nella parte in basso e avere quindi una configurazione sempre inclinata, oppure andare a invertire, come vedete, la staffa per ripristinare una modalità piatta. Beh, figo veramente. Ah, qui dietro ovviamente troviamo come sempre un filtro antipolvere che può essere estratto con la slitta. La parte più particolare però di questo case è quella un pochino più nascosta e che il case stesso tende a nascondere di più. Mi spiego meglio. Su questo lato, che in realtà sarebbe il posteriore del case, abbiamo infatti uno sportello magnetico che all'occorrenza si può anche smontare, tra l'altro, e la possibilità di organizzare bene tutti quanti i cavi che stanno appunto sulla parte posteriore del case. Effettivamente non avevo mai visto una cosa del genere all'interno del case, cioè un passacavi integrato al suo interno, ma è assolutamente fantastico perché possiamo raccogliere così tutti i cavi, quindi le USB, l'HDMI, il cavo di alimentazione del PC e quant'altro, il cavo Ethernet che stanno nella parte dietro, tramite queste spazzole che permettono appunto il passaggio dei cavi oltre ai soliti alle solite fascette a velcro. In basso una seconda spazzola per raccogliere i cavi ed essere nascosti al di dietro del case o vicino al monitor nel caso ce l'abbiate lì, e delle ulteriori feritoie che permettono appunto l'entrata o l'uscita di altri cavi. Niente male veramente per una build assolutamente pulita e senza cavi in giro. Sembra una cosa scontata, ma pochissimi case effettivamente hanno una così alta attenzione per il risultato estetico della build. Richiudiamo qua e andiamo nella parte in basso. Effettivamente le porte USB messe in questa posizione non mi convincono tanto, anche perché essendo questo un bel bestione difficilmente lo andrete a posizionare, a meno che non avete una scrivania enorme, sulla vostra scrivania appunto. Tendenzialmente sarà nella parte sotto, quindi al di sotto della scrivania, proprio per la sua altezza, ed è un vero peccato però perché nella parte superiore del case non sono presenti alcune porte USB. La cosa però apprezzabile è che queste porte possono essere invertite ed essere poste dalla parte frontale alla parte posteriore del case, quindi posizione un po' scomoda delle porte USB. Proprio qua sul top del case abbiamo un grosso pulsante d'accensione con degli effetti RGB integrati e la possibilità di controllare tutti gli effetti di illuminazione RGB appunto del PC tramite un controller integrato. Abbiamo infatti in questo punto delle spie che ci indicano il dual channel, quindi due canali separati dentro il quale far convergere le differenti ventole e illuminazioni del case, che vedremo fra poco, e altri tre tasti che ne controllano appunto i colori, gli effetti e le modalità. Detto così sembra un po' complicato, vi lascio però questo schema che trovate sullo stesso sito di Fantech e che vi dice un pochino come eventualmente gestire le luci, ma banalmente quello che potrete ottenere è proprio questo.
Questo controller comunque dà la possibilità di essere collegato alla scheda madre tramite un adattatore a 5V, quindi comandare in realtà tutti i LED tramite software con il programma tendenzialmente della scheda madre che potete andare ad installare, ma il suo meglio, diciamo, lo dà con le ventole LED30 che vedete proprio all'interno di questa build e che appunto comunicano, essendo sempre Fantech, nella maniera migliore possibile con il case. Purtroppo il case arriva senza ventole, ma se siete dei fissati dell'estetica come me e volete dare un tocco veramente inconfondibile al vostro case, queste D30 effettivamente hanno delle particolarità che potrebbe rendere giustificabile la spesa, perché il pacco da 3 costa circa 90 euro, quindi inserire tutte queste ventole all'interno del PC può diventare ovviamente costoso. Queste D30, infatti, oltre ad essere un po' più spesse, da cui devono il nome, quindi 30 mm è il loro spessore, le ventole normali, per farvi capire, solitamente sono da 25 mm, il che garantisce a queste ventole anche una pressione dell'aria mica male, e arrivano non solo in configurazione bianca o nera, quindi da un punto di vista estetico cambia soltanto la plastica che c'è attorno, ma portano un'altra particolarità che effettivamente non ho mai visto all'interno del mercato delle ventole. Mi spiego meglio. La parte cosiddetta brutta, quindi quella dove abbiamo il sostegno per la ventola stessa, quindi con l'aggancio del mozzo della ventola, solitamente è quella che porta dentro aria, quindi solitamente da questo lato l'aria entra e da questo lato l'aria esce. Ma in un case così particolare, dove abbiamo capito che l'estetica è un elemento fondamentale, potremmo volere qualcosa di più. È quello che si è chiesto probabilmente Fantech quando stava progettando appunto queste ventole, e cosa ha fatto? Semplicemente ha invertito il mozzo appunto di questa ventola, posizionandolo nella parte posteriore e lasciando la parte bella, tra virgolette, nei lati del PC dove vogliamo che l'aria appunto entri. Avremo quindi delle ventole normali per far uscire l'aria dal case, perché appunto l'aria entra da qua ed esce dal case, e delle ventole invece cosiddette reverse per far entrare l'aria all'interno del case, magari da sotto, e lasciare la ventola con la parte bella a vista. Queste ventole quindi, come detto, sono qualcosa di assolutamente particolare. Scriveteci allora qua sotto nei commenti se volete un video dedicato per vedere meglio gli effetti di illuminazione, la capacità di spingere aria, quindi proprio dell'airflow, e questa componente reverse o dritta. Oltretutto, non ve l'ho detto, ma hanno anche un attacco particolare per poter essere giuntati e avere un solo connettore che ne illumina parecchie, fino a 9 se non sbaglio. Entrando nel case, effettivamente ci rendiamo conto di quanto spazio abbiamo a disposizione per tutto quanto il nostro hardware, perché soltanto, come vedete, questa piccola parte del case è dedicata alla scheda madre, che comunque ha un formato ATX, e tutto il resto è dedicato alle componenti aggiuntive, tra cui appunto i dissipatori e i radiatori vari. Quello che subito salta all'occhio è effettivamente questa fascia qua in alto molto pronunciata, che non so effettivamente a cosa possa servire, se non a nascondere al di dietro l'alimentatore e tenere tutto il case un pochino più stretto. Altra particolarità molto bella sono queste due fasce RGB che vivono all'interno di un loro supporto che può essere sganciato dal case, che ha degli attacchi proprietari, quindi è tutto comunicante all'interno dell'ecosistema e agganciato all'interno del controller che gestisce appunto tutta l'illuminazione del case. Possono essere semplicemente quindi staccati e dare ulteriore ordine alla build, perché nascondono molto bene gli 8 pin ad esempio del processore, i 24 della scheda madre e tutte le porte USB posizionate qua sul lato. Venendo finalmente alle ventole e radiatore, invece, i posti dove possono essere installate sono addirittura 4, perché abbiamo una predisposizione per un 240 mm qua sul retro, un 360 mm qua nella parte in alto, un 360 o un 420 mm qua nella parte in basso, reversibile come vi dicevo prima, e addirittura un 480 mm qua nella parte laterale. Questo ovviamente dà una grandissima libertà di disporre ventole e radiatori secondo lo schema che state vedendo in questo momento, ma quello che vi consigliamo noi nello specifico è questo, quindi con 6 ventole in entrata, 3 sotto e 3 o 4 laterali a seconda di quante ne volete posizionare, e altre 5 posizionate in questo modo per far uscire invece l'aria calda. Anche in questo caso comunque si nota la grandissima attenzione per i dettagli da parte di Fantech, perché tutti i pannelli sono veramente facili da rimuovere. Quello posteriore ha addirittura una copertura per le due ventole posizionate qua dietro, il pannello in basso, abbiamo già detto, può essere sganciato e rivolto a seconda se vogliamo le ventole inclinate o meno, e anche qua di lato col pannello laterale, per essere svitato basta veramente una vite. Anche il retro, neanche a dirlo, è particolarmente curato, con la posizione dell'alimentatore nell'angolo qua a destra, tutte le fascette
a velcro con i passacavi e il controller nell'angolo opposto. Per quanto riguarda il controller, la connessione che prevede è quella semplice dei LED RGB con la clip e permette, come dicevo già anche prima, la possibilità di essere connesso direttamente alla scheda madre con questa uscita. Qua sotto invece troviamo due vani, uno per raccogliere sempre meglio i cavi e l'altro ovviamente per posizionare hard disk o SSD da 3,5 o da 2,5 o magari qualche altro controller per delle altre periferiche. Ok, come avrete capito, nel complesso questo case mi è piaciuto veramente tanto, da un certo punto di vista anche più del Fractal Torrent che abbiamo recensito un po' di tempo fa, quantomeno da un punto di vista estetico, perché il Fractal effettivamente ha un airflow migliore, abbiamo registrato delle temperature leggermente migliori con quelle due ventolone, comunque vi rimando appunto al video qua sopra di qualche settimana fa per vedere anche quella recensione, ma in questo caso la componente estetica e la cura che abbiamo per ogni singola parte del case è veramente qualcosa di importante. Se quello che volete infatti è un case assolutamente impeccabile da un punto di vista di ordine dei cavi e di come può essere posizionato i vari radiatori e questa bellissima continuità dei vetri che vi dicevo all'inizio, beh, questo NV7 di Fantex è sicuramente è uno dei modelli da tenere in considerazione. Trovate questo Fantex NV7 ovviamente nel nostro PC Kenshiro, che è uno dei nostri computer di fascia alta con i 9 o i 7, 4080 o 4090, tanto per farvi capire, o a richiesta in qualunque altro PC di fascia sempre alta che trovate sul nostro sito pchstore.it. Se il video vi è piaciuto vi invito allora a mettere un bel like e a seguire il canale, scrivete qua sotto nei commenti per qualunque domanda o configurazione è possibile all'interno di questo Fantex NV7 e noi ci vediamo sempre qua al prossimo video. Ciao!